Salve a tutti, siamo qui a Torino in un meraviglioso garage di un mio vecchio amico, dove abbiamo subito trovato dei bellissimi dischi che forse compriamo, dove ci abbiamo trovato Grooveworms, abbiamo trovato Rusty Bryant, un disco che da anni non avevo e guardavo in giro, abbiamo trovato un bel disco di Dizzy Gillespie, come vedete. Poi abbiamo trovato questo che è molto bello, Herbie Hancock, tutto ciò che è Herbie Hancock è oro e tutto ciò che Herbie Hancock non tocca magari non lo è. E naturalmente ricordiamo che anche a Torino esiste una grande cultura nella tradizione hip hop, nella tradizione funk, nella tradizione jazz e soul. Ricordiamo grandi DJ e collezionisti come Gianluca Pandullo, ad esempio, che hanno iniziato tanti anni fa, tantissimi anni fa, lustri e lustri e lustri e lustri fa, a collezionare funk, soul, jazz, originali, Blue Note, Prestige, Verb. Gianluca, con cui io ho avuto un'ottima amicizia e con il quale nel passato, Non più ormai, non più ormai, ormai eh. basta, perché dopo che ha scoperto chi sono veramente, non, purtroppo non mi dà più credito, ma chi è che mi dà credito al giorno d'oggi? E diciamo sul quale, col quale, il quale mi ha aiutato tantissimo nello scrivere gli articoli che ho scritto su SC Jazz, sulla Kool & The Gang tanti anni fa. Perché era l'unica persona che conoscessi negli anni 90, se non mi sbaglio, che avesse la discografia completa della Kool & The Gang, dal primo album del 67 fino alle ultime cose, che all'epoca ovviamente erano, se non sbaglio, Jabulani e le produzioni che la Kool & The Gang aveva fatto, più commerciali di Rhythm Blues da classifica. Quindi a Torino, come ho detto, esiste una grandissima cultura musicale, non a caso non è solo una città magica, ma è una città ricca di tradizioni anche di carattere musicale. È una città ricca di persone, di individui che hanno creato tantissimo. Abbiamo Reggio, dove si riuniscono i Breakers ormai da tantissimo tempo, ed è una città che veramente ha dato tantissimo alla musica, all'arte in generale. E come ho notato anche ultimamente, una città che dà molto libera espressività a chi vuole illuminarla come più gli piace. Difatti, ho visto tantissime illuminazioni in giro per la città, cosa che mi ha sorpreso, perché, ad esempio, dove vivo io a Londra invece è tutto molto più serio e ristretto. Cosa c'è? La bava che mi esce dalla bocca, che il mio tecnico sta ridendo, no? È ridicolo quello che sto dicendo. Vabbè. Adesso noi andremo a sentirci questi bei disconi e così vediamo se c'è qualcosina di bello per il Sior The Man in Red. Ricordo a tutti che la musica non è solamente quella che si scarica quel computer, ma anche quella che si ascolta su vinile, e pensate al piacere di ascoltare un bellissimo disco così di Dizzy Gillespie. Tra le altre cose, ieri siamo stati da Next One, Maurizio, e abbiamo ascoltato della grande musica, delle grandi produzioni, abbiamo ascoltato molti vinili, abbiamo visto quanto è importante avere una collezione di dischi in vinile, quanto è importante avere tanti bei dischi colorati, alle volte in bianco e nero, come questi, ad esempio delle ristampe, come questo, vedete, Bobby Lyne. E alla fine dei conti, ricordatevi, l'essenziale non è quanto si ha, ma quanto si capisce. Adesso vi ringrazio tantissimo per questo vostro, diciamo, interesse in questa puntata insignificante, dove abbiamo fatto più che altro due chiacchiere così buttate al vento. Ma riprenderemo il discorso sull'evoluzione nell'hip hop magari successivamente, quando parleremo magari di ciò che molti dicono sull'hip hop italiano corrente, quando dicono che è evoluzione. Cosa c'è? Hai scoperto qualcosa di bello? Vediamo che cosa c'è. Ah, ecco, questo cos'è? Questo è Buari e questo Questo qua è rap, no? Se non sbaglio. Mi scusi, questo per te poteva essere. è molto raro. Questo è molto raro, quindi costa tanti soldi. Tutto gratis. È tutto gratis! Che bello! Benissimo. Va bene, vi ringrazio tanto per questo meraviglioso intervento. Noi continuiamo a trovare e a guardare dischi. E come vedete, quando si è in compagnia di Gianluca Pandullo, non c'è disco che sfugge. E ci sono un sacco di stimolazioni che avvengono a livello neurale, intellettuale, psicologico, psicosomatico. Quindi adesso io mi vado a impestare di musica per il piacere di grandi e piccini. Sì, quello è per lui, io ce l'ho. Consiglio di Filiera Male, è assolutamente un disco che deve acquistare, perché è meraviglioso, orchestrale, disco funk, con tutti i groove più belli, più belli e più belli e più belli che più belli non si può.
Quando si è in compagnia di un personaggio così che ha la possibilità di spulciare tra dischi che coprono secoli di storia della musica, come si fa a non sentirsi eccitati come dei bambini quando si entra nel negozio di giocattoli e si vogliono comprare tutti i giocattoli? Capite? È la stessa emozione alla fine dei conti, non cambia assolutamente niente. Alla fine si cresce, ma si rimane sempre uguali, si rimane sempre dei bambinoni, anziché i giocattoloni ci si compra i disconi. Ma alla fine dei conti è sempre la stessa cosa. Adesso io vi ringrazio tantissimo, mentre schiettamente muovo la mia sciarpa come facendo una bella rondinella, spero poi di prendere il volo e insomma di andare in un altro mondo dove troverò sicuramente la mia finale destinazione, che è nella pace dei sensi all'interno del regno musicale. Grazie a tutti, un saluto da The Man in Red in diretta da Torino e in differita su YouTube per voi, solo per voi. Peace. 110, 120, 150. 150. 130. Allora fai così qua. Questi devi prendere secondo me. Cioè i più belli, dammi quelli più essenziali, quelli che sono proprio da bere. Così, 150. 150. E con quello invece del folklore dici... 170. 170? Secondo me ti piace più questo che quello. Questo è il disco Midas Touch, cavolo. Ma è una ristampina. No, no, questo è originale così, inglese, su Champagne. Sì. Inglese. Sì, ma ci sarà l'originale americano. No, questo mi sa che sono inglesi. Ti sa? Sì. Quello folclorico brasiliano dici che sarebbe da bere? Sarebbe da bere, però... Lo posso recuperare su disco in un altro momento? Sì. Questo di Air Bianco che è minore o no come album? È da bere. Però beh, questo è da 20 euro. Non è... Quelli che prima hai detto che sono minori. Prendi questo. Ma chiedo, chiedo. Prendi. No. No, mi piace il bianco. Scusa, 170 tutti questi. 170 tutti questi. Questo sarebbe... Boh. Evolution, Mario Santis. Guarda suono. Non andare da anche dalla... Alianza dalla 170. Qual era? Era l'Alliance Link, eh? Wow. È un singolo. Respect. Miss D originale, eh? Guarda un po', Figli Signore. Armada. Miss D originale. Licenza to Dream. Aspetta, clear. 1900. Cos'era? 79. Aspetta, devo riguardare. Guru, promo. Bellissimo questo. Unig, il 12. Richard Or Squale, dimmi, il Pacific Jazz. Che dischi che ha preso lui? Lui ha preso, gli ho fatto prendere ST? Dei dischi. ST? 20153. Questo spettacolare. Poi il Break and Beat, sì. Beat Crash e poi quelli qua. Alla fine sapevo che sarebbe finita così, Gianluca. Adesso dobbiamo segnare i tuoi. Ma allora, devo andare, io devo andare, c'è una macchinetta dei soldi qua. Sì, c'è. Devo andare a prendere i soldi in cash io. 150, adesso li guardo, eh. Devo andare da una macchinetta dei soldi. No, no, guardali. Sì, non sì, fai guarda, guarda. Questi li devo rimettere a posto e vabbè. Questi c'è. Bello, questo qua di Air Bianco che è ben tenuto. Ah sì sì, certo, eh. Noi che stiamo. Questo qui. Guarda qua. Controllo già. No. Ah, aspetta, questi anche sono da posto. A meno che non mi regali Dream Warriors then. Dream Warriors? Dai, guarda. Allora. Ecco, firma tutti i dischi, Michelo. Firma i dischi per il popolo che deve imparare. Sì. Quella figlia armata lì che figo. Mi hai fatto prendere dei bei dischi. Regolarissimi. Delle ficcate, ti ho fatto prendere. Delle ficcate. C'è la roba che c'è in qua. Kim 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 è su Paolandia. Sì? Sì. Che bello. L'altro su Paolandia, quell'altro dei cosi. Ho fatto prendere. C'è, forse c'è una differenza di 5 euro. Questo era... Questo mi ha fatto 10. Sì, sì. Questo mi ha fatto 10. No, 10. Bravo.
16, 30. Questi erano 25 euro, 75. Esatto. Quindi siamo 105. 125, 145, 150, 155. Visto? Oh, scusa. No, non ti preoccupare. Tipo 10 euro mi da, prendo. Prendi l'altro disco. Mi posso 10. Prendere il Dream Warrior? O è un Dai. Problema? Basta che sei in Dream Warrior. Ah, che Grazie. Bello comprare di alla, alla fine yeah! ha preso la spesa di più, ma se, le 5 se le fregate lo stesso. Yeah! Che birichino. L'ha studiata, hai visto? Perché ho gli occhiali neri. I birichini adulti non si chiamano birichini, ma birichoni. No, perché questo me l'hanno rubato, cazzo. Per me. E allora c'è il sentimento. Rifacciamo il conto qua. Ti vedo andare dalla sì, nascita Paola. Senti, quelli lì che hai detto che erano minori sono proprio inutili. Aveva detto 170 tutto, non voglio sapere. Se mi segni anche questi, io voglio. Sì. Quelli che hai detto che sono minori sono proprio inutili. Vuoi fare 200? No, chiedo. No, ma no! Tra quelli, quello da avere qual è? L'Italy, l'altro, quello Blow, il coso. Questo. Beh, questi sono belli, sono organisti. Ma se c'è un pezzo solo, sono tutti pezzi. Non sono proprio gli album più. No. Sono gli album meno questi. No? Sono interessanti. Però sono interessanti, cioè. Sì, dovrei vedermi una. No, vabbè, ma faccio sempre tempo a prendere. Ah, sì, disco. Sì. Tanto su disco ci sono tutte le. Ci sei tu, ci siete tutti, a un certo punto pagherò le mie spese. Ma un conto essere qua. Lo so, è sempre bello incontrare il dealer di persona. Folklore, perché sennò che c'è proprio bianco. Quel rapporto diretto di compravendita che esisteva una volta quando si andava nei negozi, si conosceva il dealer, si parlava e si usciva con una bella borsetta di dischi, anche quando c'erano pochi soldi, perché magari si arrivava con un gruzzoletto e si spendeva anche più di quello che si pensava di spendere, magari impegnandosi a pagare poi dopo. Solo questo? Questo è forte. Questo è forte. Quello lì è raro, sì, quello è molto raro, ma ci tenevo perché quello è proprio rap. Fallo vedere bene questo 79-80 il pop italiano, guarda qui, due copie di Devastated Post originale. Ah, fammi vedere Devastated Post originale. No, quello non vale. Devastated Post originale. Piazza Armato. Con quello lo prendo io con uno. Con tutti i tanks ci sono pure io. e ho anche l'altro, quello. Cos'è di quello italiano? Basta. Quello giallo. Li prendo io quelli, Gianluca. Li vuoi tutti e due? Sì. Ma vuoi anche l'altro? Ma Sangue Misto ce l'hai a casa. Aspetta, che troviamo anche l'altro allora. Sangue Misto ce l'hai a casa, però. No. Sangue Misto è raro, molto raro. 500 euro. Guarda. Beh, 500 euro se uno ci tiene se lo compra. Se si compra di meno e si compra quello lì. Il collezionismo è anche questo. E anche alle volte ci sono anni in cui si comprano 20 dischi, ci sono anni che se ne comprano solo. E ci sono anni che se ne compra nemmeno uno. Poi alla fine, in un lungo corso della vita di un collezionista, non si guarda più al fatto che si è speso un anno senza comprare niente, un anno comprando troppo, perché quello che risulta alla fine è una collezione omogenea di dischi che rappresentano il gusto di chi li ha comprati, e uno se li gode con calma la domenica, il sabato a casa, senza dover dire ah, questo per questo ho aspettato. Dai, fai 200 e beccati questo. Fai 200 e beccati questo. Queste sono le frasi che si sentono più comunemente dai collezionisti. Fai 200, guardate questo. Fai 200 e beccati questo. Cos'è questo? TJ Swan MPV. E come si chiama? Maximus Party. Adesso non mi ricordo neanche questo, però. Fai 200 e beccati questo. È la tipica frase che mi dicevano tanti anni fa quando andavo a comprare dischi a Bologna, andavo a comprare dischi a Torino, eccetera. Cioè, io non sono mai riuscito a far comprare a una persona un disco decente, perché nessuno mi caga mai quando gli dico ma comprati dei dischi. E finalmente ho trovato il Cicciraglia che si compra questo disco qua di Kim Weston su Volt, che è un bellissimo disco di soul funk al femminile che dovreste comprarvi tutti, perché questo è veramente una ficata di disco e la maggior parte della gente ignora queste cose. Allora, come cacchio fate a sapere dire di conoscere la musica nera, il funk e il soul, se non avete Kim Weston nel catalogo? È veramente una vergogna. La stessa cosa si potrebbe dire di chi non possiede questo, Gordon's War, che è una colonna sonora di un film che è funkissima. Guardate che bello che è, tutto sigillato questo.
Dove lo trovate sigillato un disco? Qua, da me. Su Buddha Records, tra l'altro. Guardate il loghino della Buddha, che bello. Devastating Post è il primo. Devastating Post è il primo. Madò. Guarda che bello. Autografato. Autografato. Questo non è male. Capito? Basic Base e Grasshopper. Base. Grasshopper. Cosa dici di questo? Io ce l'ho quello, sì, prenditelo. È potente. Bello, prenditelo, sì, è molto bello. Comprate, comprate, perché tanto poi di dischi ce n'è sempre meno, non se ne fanno più. Non c'è. Se ne fanno? Ah, se ne fanno. I soldi che non se ne fanno. Hai i soldi che non se ne fanno. Però secondo me non si fanno neanche più i dischi. Non ce n'è più tanti come una volta. Ma dicono che c'è un ritorno, ma. Ma dov'è il ritorno? Cioè, io quello che dico sempre è che siamo alla fine di un'epoca. Ecco. E la, quella nuova di epoca cosa ci abbiamo? Ma io non sto dicendo che quella nuova è meglio della vecchia, sto dicendo che c'è più gente disposta a comprarsi un brano a 1,50€ che a prendersi il disco a 12€ in negozio. E a livello mondiale è il problema. E poi l'utenza in generale non ha bisogno di avere più né l'oggetto né l'archivio di file. La roba la trova sulla rete e il giorno dopo la ritrova lì. Che ha bisogno di avere? Non ha più bisogno di avere l'archivio di file. Va su YouTube, ascolta SoundCloud, se l'ascolta, chi è vuole finita. Se la rippa. Purtroppo è un po' è finita la storia, cioè, quindi basta. Sì. Non ce n'è più. Non ce n'è più. Mi siamo solo noi che ci compriamo i dischi. Però, diciamo, quelli che invece continuano a lavorarci è tutto, assolutamente, c'è il collezionismo, c'è il DJ che ha bisogno di materiale per lavorare e quindi lo vuole in alta definizione, lo vuole certo. in qualità, lo vuole in file, lo vuole in CD, insomma, secondo me. Però la massa non ha bisogno di comprarsi la roba. Il problema è che quando non funziona internet, allora, come facciamo? E noi cosa facciamo? Facciamo la roba per vendercela di noi che alla fine esatto. ce la dobbiamo dare esatto. promo per è finita la storia. Esatto, no, però se un giorno non funziona internet, oppure non avete millennium bug, chi ha vinile si ascolta ancora la musica ad alta qualità e chi non c'ha internet se ne sa senza musica. Chi non c'ha internet? Ma chi se l'è rippata magari se l'ascolta senza internet a casa, questo sì. Se poi però vi parte l'hard disk, i dischi ci sono ancora. Se no, manco quello. Tu dirai, figurati se partono gli hard disk. Partono gli hard disk. Chic originale. Ah, guardate, il chic originale, prenditelo questo, è bello. Chic originale, è un pezzo di cultura della disco. Pensavo aver finito lui. È un pezzo di cultura. Chic, sono i chic? Sì, chic. Savoir faire. Puttana. Savoir faire e le free. Le freak originale, dai, io questo ce l'ho il mix. Subito. Oh, freak out. Giscottino autografato? Questo è un biscottino per lui, proprio. Per lui Giscottino autografato. Cos'è? Giscottino is the godfather of the real rap. Poi, guarda lì tutti i Ten City originali. Ten City originali. Questa roba di... Io penso che chi... Io penso che chi dice che ascolti rap... o che conosce l'hip hop e non ha almeno due album di Jim Scott Heron non ha assolutamente idea di quanto sia stato importante per il rap e per la cultura in generale avere un artista così politicizzato che raccontasse al mondo che era ora di prendere coscienza sono di quelli che erano i problemi sociali. Sono riuscito a incontrarlo e a farmi filmare tutti i miei video. Ah, e cosa ti ha detto? Niente, dove li hai trovati tutti assieme così nuovi? Oh, bello, sono anni che tanti anni! Era contento? Sì. Vedi che cosa vuol dire? Hai il tuo telefono? Ciao Beppe. Io sono venuto a Torino con la speranza di risparmiare qualche soldo, di comprare e invece da due libretti, invece c'è stata la visita qui che ha completamente con il garage che smisto di distrutto tutto e qui si sapeva che finiva così perché giustamente avevo già intenzione di comprarne. Ah, questo degli squallo, pompa. Io te. Forse c'è qualcun altro. Originale. Dei amici, ma non so sicuro. Sì. Ragazzi, ma che ne dite di una bella pompa? Guardate qua, c'è il disco degli squallo. Originale. Fatevi una bella pompa. Guarda questi omaccioni. Quello lo devi comprare, sono i KG's. È funk questo, è disco funk. Compralo quello lì, compralo. Questo qui dei KG's. Ma ce l'hai originale questo? Questo è originale. Qui c'è il pezzo I Love My Disco Baby. Ma quanto lo paghi? Quanto lo vendi questo?
dammi un decino. Un decino. Allora, così siamo a 200. Tu dici? Sì. Con questo? Con questo. Però questo anche. Ma questo dovrei? Io sto sperando, è come quella. Io vi vado fuori, non potete lasciarmi qua. Chiudetevi, voi ci vediamo domani. Grazie. Qui ne viene fuori un bel episodio perché c'è un po' di vita pratica del collezionista. Il tuo compilation. E c'è allo stesso tempo anche una grande, diciamo, cultura che vi, insomma, delle cose che vi ha fatto vedere, in cui trasmettiamo un po' di cultura, però sono cose effettivamente importanti. Perché voglio dire, pompa degli Squallor, come ha detto Gianluca, qua c'è I Love My Disco Baby. Sono tutte etichette, no, li lascio perdere. Che è una traccia interessante, capisci? Vabbè, questo poi, vabbè, ripeto, rielarguisco di, diciamo, passami la scala, il mio interesse. Guardate qua, che album di Kim Weston, questo è veramente bello. Poi guardate la Vault, che è un'etichetta di soul dei primi anni 60. Disco grandioso. E poi vi faccio vedere un'altra cosa che a casa mia non sono mai riuscito a farvi vedere. Questa è una delle cose, una delle copertine interne del disco. Vi consiglio di guardare il film, che è molto stupido, però c'è tanta bella musica disco. Paul Jabbar, ci sono i Commodores che suonano dal vivo. Ci sono poi... Sono i Commodores che suonano dal vivo. In Thanks for this Friday. Qua. Oh, vabbè, ce n'è, eccola qua. Ah, ecco, questa è la compilation di Gianluca che ci regala, perché è molto gentile lui. Si chiama The Blue Guerrilla e qua ci sono pezzi di Hank Mobley e tanti altri pezzi rari. The Sounds. Questo era il periodo in cui tu collezionavi un sacco di funky jazz, no? Anche adesso se trovo il pezzettino. No, ma questo qui è quando sì, sì, quando tanti. Tutto qui è la compilation dedicata alla Blue Note. Eh sì, è tutta la roba funky, Duke, no? Pearson, Al Silver, Gene Harris, Ted Jones e Ben Lewis, Stanley Turrett, Duke Pearson e Trisaule e anche Mobley. Bellissimo. E da Blue Note non c'è niente, eh? Eh? Non ce l'hai le disti da Blue Note. Uno, là, ma non l'hai voluto prendere. Qual era? Questo qua. Non lo so, è questo qui io? È jazz però questo, jazz. Lo so, è quattro cifre. How much? 60, ma è jazz quello, no? Non è proprio funky jazz. No. Io mi piace il funky jazz, mi piace anche il jazz, però ragazzi, cioè, si può collezionare tutto. Quando sarò poi di nuovo, faccio di nuovo tutto matto e vendo altre 40-50 mila copie, li compro una fila dischi della Blue Note. Dovresti farlo tutto matto di nuovo. Lo dovrei? È super Paolo, no? Tutto matto aveva già un nome, eh? Ah, tu dici quello? Sì. Ma c'è il terzo album che sto lì. Cos'è questo qua tutto un po' della sedia elettrica, sta copertina qua? Questo è l'elettrodisco X-Ray Connection. È bello? Guarda che bello. Questo, elettrodisco. Questo lo suoni tranquillo. How much? X-Ray Connection. 100 pound? 10 euro. 10 euro. Accattatevi il... Sì, perché con le spese di spedizione poi diventa tutta una cosa incredibile. Invece adesso l'hai già fatto. Invece adesso è tutto free. Solo che non sto più capendo niente. No, i miei sono lì. Quindi sono a 210. Vediamo. Adesso vediamo cosa dice la macchinetta. Tira fuori la macchina, non ci provare più. Capito. Perché sono reduce da altri acquisti di dischi. Dove mi sono comprato della disco, mi sono comprato del funk, mi sono comprato del soul, mi sono comprato un sacco di roba su Discogs. Perché c'è tutto un carrello di roba piena di roba su Discogs. C'ho 83 pezzi nella cart che devo ancora prendere. E tra l'altro ci sono due o tre cose. Esclavos Modernos tu non ce l'hai, quello di Latin Funk. Cos'è quello lì? Rapture in Baghdad, la Dima? Non lo so, comunque Cram e Disc. Cos'è, roba house? No, questa è New Wave contaminata proprio la musica etnica. Lascia stare, non è vero. Come li hai comprati i dischi, Gianluca? Ma li hai comprati o te li mandavano? Com'è che funzionava? Tu li compravi tutti quanti? Quando trovavo. Quando li compravi?
Pazzesco! È bello però! Sì, sì. Avrei speso tutta la vita a comprare dischi. Avrei speso tutti i soldi. Cosa sono questi qui? Questi dischetti qua un po'. Ah, le compilation per le afro. Ah. Questo qui cos'è? Questo qua con i palazzetti? Qui c'è questo famoso. Questo è. C'è. Fitugiano. Com'è questo? È bello questo? Questo. Quanto questo? 100? Skyline, questo è rarissimo. 100 euro questo. In euro stai parlando? Sì. In yen, 100 yen. Hai visto che figo. Ma è già listato questo? È già listato. No, lì no, devi aggiungere. No, ma è listato su Discord, sì, sì. Questo. È raro questo. Vediamo il retro, così poi prendiamo anche tutto il titolo, il numero di catalogo. Guardate che bel disco che è questo. Guardate. Queste sono le bellezze. Questa è la ragione per cui uno spende 100 euro in un disco, per avere qualcosa che è unico e particolare. Guarda qua. Niente. Perché l'ho notato che era un po' particolare. Bello. Ok. Quelli lì. Guarda, riprendi questi, riprendi. C'è Claude One, Silk, Dynasty, Trance e il Coco. Guarda qua, questa è una compilation questa. Sì. Guarda questa compilation. Quello? Pure? Guarda lì, scogliosa. Ah, cos'è l'album? Non è l'album? No, no, però sono tutti i pezzi di Linda Lewis. Bello questo. Qui c'è Sander. Ma no, è l'album di Discord. Kiss Mandats. Linda Lewis. Ma no, ma questo è l'album di Linda Lewis? No. Questo è un bootleg fatto in Italia con questi pezzi che usavano. Ma allora lo devi vendere a lui. Quanto lo vendi questo? Una ventina. Lo devi dare a lui, perché a lui piace il Coco e tutta quella roba lì. Sì, allora, daglielo, mettiglielo in conto questo. Cicci, devi prenderlo Discognosis. Facciamo il secondo. Okay. Il secondo è una compilation di. È una compilation di tutta la roba. C'è del Boogie Bat, come tutti i music, Zimbra di Dave Bird. Minchia, Boogie Bat. Quanto questa? No, questo non lo devi avere, Cicci. Questa è tutta la roba di rendere gli UI, la roba che tu non hai. Qui ha pagato. Questi li ha pagati. Questi non li ha pagati. Questi sono i tuoi. Questo aspettiamo, cosa prende? Lo metto qua, dai, vendiglielo anche questo. Poverino. Questo non so, quasi quasi se prende, togliere della roba lì e prendere questo. No? Dici che questo non è. No, secondo me è buono, ma se togli. Cosa togli di là? Che sono tutti belli anche quelli. Questo è il problema, un togli metti. Questo è bello, questo qua mi sa che è un pezzettino che mi piacerebbe avere nella collection, no? Qui c'è allora non mi ricordo se è dead o c'è. Deve essere questo qui è Dead on the Case. Tribal disco rock, ma spettacolare. Ma questa cos'è? Una compilation? Hanno trovato di vari artisti. Quel suono un po' space disco rock e l'hanno messo insieme dandogli una specie di riverbero a tutte, no? Quindi sembrano diverse leggermente diverse dagli originali e sembrano un album degli Skyline. Tutti pensavano che fosse l'album degli Skyline perché il suono sembra simile, ma sono tutti artisti diversi. Ma io li ho trovati tutti. Dici i prezzi dei dischi più costosi lì. Così non mi ricordo più adesso. Non te ne ricordi più adesso? Qui siamo a 2,10. Sì. Ma Ciccio, quanto costa questo? Questo ti ho fatto. L'ho messo questo insieme. Questo non l'ho mai fatto? Io questo lo vendo a 100 e passa euro. Ti ho fatto un prezzo. Ecco. Ho fatto 200 euro tu. Questo è suo. Allora mettiglielo lì. Questo è. Questo l'ho pagato. Dai, andiamo a vedere se lo chiamo Roberto. Siamo noi. Sapete chi è Roberto? No. Spiegagli chi è Roberto. È uno dei, diciamo, dei più vecchi amanti della disco black e di tutto quello che dalla disco, diciamo, afro disco degli anni 80 ha portato poi alla conoscenza diciamo del rare groove, delle sea jazz e tutto quello che c'è stato poi 20 anni dopo, no? E lui mi ha iniziato. Penso un po', è uno dei vecchi, proprio dei più anziani tra i conoscitori di queste cose. Cosa andava a ballare al collezionista di vinile? Sì, ma c'ha delle robine. Sì, è quella gente che ha iniziato tanti anni fa. Lui andava a ballare al Divina di Torino, no?
questo localino qua dove si ballavano. Savage Lover me l'ha venduto lui. Savage Lover. Quello con gli Squallor l'abbiamo messo. Ma ha venduto anche gli Squallor. Ma c'è I Love My Disco Baby. Però avere la copia originale è sempre meglio che non avercela. Io ce l'ho. Per me. No, ma è bello, per tutta musica suonata bene, erano bravi musicisti. Mi fa piacere avercelo comunque, perché gli ascolti su vinile sono un'altra cosa, inutile dire, è tutto su computer, chi se ne frega se è tutto su computer, io ho il disco e mi sento il disco a casa. Metto sul disco, lo vedo girare, gira, perché il mio problema è gira, che ti rigira, però è tutta un'altra cosa. È come mangiare la pasta al sugo e come mangiare la pasta di plastica, sono le stesse cose. Guarda lì tutti i miei bei discorsi. Sei contento, Paolo? Sì, perché hai preso tutte... delle cose. Ma sì, sono cose che mi mancavano, sono cose che non ho mai avuto, tipo VCD, poi l'altro disco lì di Buari. Io Buari è da tanto tempo che volevo comprare l'LP, poi lì ho visto che c'è il singolo. Poi c'è ad esempio Mille, The Flashback of a Genius, che c'è una copia che è un pochino rotta. Poi vabbè, Pompa degli Squallor l'ho sempre voluto avere. Perché. No, è un bel disco. Pompa. Sono musicisti comunque. È tutto live, infatti, bellamente. È un bel disco da sentire. Perché poi si fa presto a dire, sì, il nome è ridicolo, però cazzo, ascoltati il disco, cioè no? Voglio dire, non è che sia proprio Lady Gaga con la cassa dritta che fa me 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 me. Vedi cacca. Non la conosco. Non la conosci? Non la suoni tu? No. Non c'è qua l'LP di Lady Gaga? E la Rihanna, la vendi la Rihanna? Sono pornostar, vedi? La gente che ha un minimo di gusto nella musica non conosce neanche questi nomi. Quindi effettivamente sono come tante piccole blasfemie all'interno di un mondo di sofisticatezze e tradizioni musicali che vanno ben oltre alle mode del momento. Tanto ricordate Modaioli del Piffero. Polvere siete e polvere ritornerete. Alla fine siete dei piccoli bruscolini. Se comparati alla bellezza della musica che rimane per sempre, forever, tra 2 mesi siete già degli zero. Che cosa conta? Cioè, quando ci sono dischi che si scambiano tra collezionisti ancora degli anni 60, 70, 80, cosa gliene frega la gente di una robina che va in classifica 2 mesi e poi viene dimenticata, che è uguale, è fatta con formule, è tutta la stessa roba che si ripete over and over. Va bene, noi siamo pronti per andare? Andiamo? Andiamo al banco. Ma c'è il banco, Marco? No, è bello che è bello se che con Roberto devo provare adesso. Dai, proviamo adesso, ma dobbiamo passare dal banco. Ne troviamo un banco. Ma ci sono qui a Torino dei banco, ma è pieno. Perché a Londra ce n'è tanti. E qui di più. Ce n'è di più. Allora, prendi tutti i dischi. Prendi i dischi. Eccoci qua. Quindi il pandulo mi ha dato anche una bella busta. Ho preso di più io. Io ti ho fatto comprare le dischi che sono in collezione, che io ho in collezione e che sono solo un bacio. Sono in collezione e che sono anche ovviamente in Paolandia, che è la mia playlist personale sull'iPod. Paolandia, dove ci sono tutti i dischi, quelli proprio più che mi piacciono di più. È interessante. Linkami. E te la linko. Vogliamo andare in un negozio? Ma ormai sono le 7. C'è un negozio con tutti i build object originali. C'è un negozio dove c'è la roba vecchia, sì. Ma con il Blue Note originale, no, 4 cifre. Qualcosa ce ne trovi? Un sacco di pop, 45. Guarda, come si chiama questo negozio? Vogliamo andare? Andiamo! Ma non erano finiti i soldi. 5 minuti! Ma andiamo a vedere! Solo vedere! I soldi sono finiti qui, ma. Solo vedere! Okay. Come diceva mio padre, no? Solo vedere! La prossima puntata! Come dicevo, portami a vedere i giochi! Solo vedere! Dai, vediamocelo! Dai, andiamo!